Maresciallo seconda classe Benito Corrao, operatore elettronico. Maresciallo seconda classe Ettore Dell'Ai, operatore elettronico. Capo prima classe Francesco Buttà, operatore al tavolo tattico. Maresciallo seconda classe Benedetto D'Aurelio, operatore elettronico. Tenente pilota Fulvio Rosati, coordinatore tattico. Sergente Salvatore Pezzino, navigatore. Secondo capo Tomasello Giovanni, operatore sensore acustici. Capo seconda classe Giuseppe Cavallo, operatore sensori acustici. Sergente maggiore Genovese Paolo, specialista di bordo. Questo è il Breguet Atlantique, l'aereo che ospita l'equipaggio presentatosi poco fa. Un equipaggio insolitamente numeroso per un velivolo militare, in aggiunta di insolita composizione. Sono infatti 13 uomini, alcuni appartenenti alla Marina ed altri all'Aeronautica. L'Atlantique, lo si intuisce dal nome, è un aereo da pattugliamento marittimo. In altre parole, anche se a prima vista sembrerebbe improprio per un aeroplano, il mare è il suo naturale ambiente di lavoro. Il suo compito prioritario è la caccia ai sommergibili. Sul mare, l'Atlantique, in pratica, fa la sentinella. Un servizio quindi piuttosto oscuro, a cui per conseguenza corrisponde una scarsa notorietà del velivolo. Nulla di fronte alla fama di aerei come per esempio il G-91 o l'F-104. Certo, le sue dimensioni lo farebbero passare tutt'altro che inosservato. Ha un'apertura alare di oltre 36 metri, una lunghezza di quasi 32 ed è alto più di 11. Grosso modo le dimensioni di un DC-9. Con i suoi due motori turboelica di 6.000 cavalli ciascuno, ha bisogno, nelle condizioni usuali di carico, circa 39 tonnellate, di una corsa pari a quasi 1,5 km per staccarsi dalla pista. Il suo quotidiano ciclo operativo è quello che si definisce H24, cioè ininterrotto. E d'altra parte non sarebbe una sentinella fidata se lasciasse un vuoto nel servizio. Perciò il cambio della guardia avviene ogni giorno sul luogo stesso della consegna, con turni di 12 ore. Un impegno così prolungato comunque non causa alcun problema all'Atlantique, la cui autonomia di volo supera le 18 ore continuative. Al rientro del velivolo che ha compiuto il suo turno, l'equipaggio al completo, insieme con quello che entrerà in servizio tra 12 ore, partecipa ad una riunione in cui vengono esaminati e discussi nel dettaglio, anche sulla base delle osservazioni dirette effettuate dall'equipaggio smontante, tutti gli aspetti operativi della missione e quelli meteorologici della zona di operazioni e della rotta per raggiungerla. La zona delle operazioni si presenta assai favorevole. Non ci sono attualmente regioni di tempo perturbato. I venti a tutte le quote saranno in prevalenza occidentali, deboli o moderati.
Di conseguenza il mare è calmo, poco mosso. La visibilità è buona, localmente discreta. Infatti il passaggio della perturbazione che ha interessato la zona nella giornata di ieri ha prodotto rovesci di pioggia che hanno lavato l'atmosfera. Tuttavia lungo le coste e nell'immediato entroterra qualche debole boschia si può ancora presentare nelle ore più calde, ma non ha carattere tale da compromettere la visibilità in maniera rilevante. Quindi attualmente situazione meteorologica favorevole al regolare svolgimento delle operazioni. Ogni missione è studiata a fondo, preparata a tavolino nei particolari. Nulla può essere lasciato al caso. Per le prossime 12 ore dobbiamo dire che la linea perturbata, associata all'impulso di aria fredda dall'Europa centro-orientale al Mediterraneo settentrionale, si muove lentamente verso est-sud-est, attenuandosi notevolmente. Tantomeno avverse condizioni meteo possono creare ostacolo alla ricerca. La continuità costituisce, per così dire, l'imperativo categorico della missione ed è al tempo stesso sinonimo di efficacia della ricerca. La zona di operazioni può distare anche 2 o 3 ore di volo dalle basi di partenza. Si avranno solo dei deboli annuvolamenti locali, che sulla zona dello stretto di Messina avranno carattere stratiforme, mentre su alcuni rilievi si potranno presentare anche a carattere comuniforme. Tenuto conto che la velocità massima dell'Atlantique è di 600 km orari, 2 o 3 ore significano dunque una distanza che va dai 1000 ai 2000 km compiuti ad alta quota. Il nostro aereo, decollato da una base in Sicilia, fa rotta verso nord. Sotto di esso appaiono panorami famosi, anche se non proprio consueti, dato il punto di vista. Dopo lo stretto di Messina, Vulcano, poi Stromboli e finalmente, lasciate le isole Eolie, il mare aperto. Bisogna tuttavia ricordare che la tendenza generale del tempo nelle successive 24 ore è ad un certo peggioramento. Infatti un ulteriore impulso di aria fredda scenderà sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, apportando condizioni di tempo caratterizzato da alternanze di schiarite e di annuvolamenti temporaneamente anche intensi e che, specie nelle ore più calde, potranno dar luogo a rovesci o temporali. Raggiunta la zona assegnata, l'Atlantique lascia le alte quote e scende a una 50 di metri sul pelo dell'acqua. Riduce la velocità e inizia il pattugliamento, mettendo in allerta tutta la complessa strumentazione di bordo, le cui propaggini sensibili calano in mare come l'amo di un pescatore. Da questo momento gli occhi fissano i piccoli schermi luminosi, gli orecchi sono stretti nelle cuffie. Ogni minimo indizio, qualsiasi rumore, può essere l'avvertimento di una presenza invisibile. È chiaro che il pescatore si apposta là dove sa di poter pescare. Così l'aereo pattuglia quelle zone dove è possibile l'infiltrazione di una minaccia occulta. Il suo amo è stato costruito nei laboratori elettronici, mettendo a punto un sofisticato sistema di strumenti a cui è praticamente impossibile sfuggire. Come sempre, però, dietro tutto questo, perfetto quanto si voglia, resta comunque l'uomo, con le sue conoscenze, la sua esperienza e soprattutto la sua preparazione professionale. La superficie uniforme del mare, quando il mare è come ora calmo e sereno, ispira un tale senso di pace che sembra la più evidente negazione di ogni minaccia. È come un sipario chiuso che nasconda lo svolgersi tumultuoso di una vicenda che si sospetta già iniziata e di cui solo a tratti è possibile avvertire suoni e rumori. E anche quando il sospetto diventerà certezza, esso continuerà a proteggerne il protagonista, finché suo malgrado non venga costretto a mostrarsi. Ci siamo. Gli strumenti hanno percepito gli indizi di una presenza. Nelle cuffie i segnali, dapprima lievissimi, aumentano via via di intensità. Sugli schermi radar appaiono punti luminosi che si compongono poco a poco in una precisa sagoma. Il sommergibile è stato scoperto e l'aereo comincia una lenta spirale che finirà fatalmente col chiudersi su di esso. Emissione di radar Atlantique, forza media, scansione circolare 260. Quota 5-4. Quota 5-4. CM, emissione di radar Atlantique, forza media in aumento, scansione settoriale. Stop aereo. Vai via 090.
Sì, disimpegno! Disimpegno! Occhio ad area rapida! Vistosi agganciato, il sommergibile ha una sola possibilità di scampo, la fuga, unica scappatoia per evitare la spada di Damocle che ormai gli pende sopra. Dopo l'immersione rapida, il battello procede sott'acqua alla massima velocità e in assetto più silenzioso possibile, mettendo in atto tutte le contromisure e le tattiche evasive di cui è capace. A bordo dell'Atlantique si svolge ora una frenetica attività di affinamento della ricerca per localizzare con esattezza la posizione del sommergibile. Questo è il vero momento critico della caccia, perché se il battello riuscisse nel suo intento e l'aereo perdesse il contatto, l'area di indeterminazione aumenterebbe con tale rapidità da rendere difficoltosi o addirittura infruttuosi i tentativi di riaggancio.